Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Hoje a gente vai para a cidade de Bra, que é a sede do Slow Food. E a gente vai conhecer a Universidade de Ciências Gastronômicas. Muito legal, ela fica num castelo. Universidade do Slow Food em Colenso. É muito bonito o lugar, gente. E pelo que eles contaram pra gente da história aqui, isso aqui não era nada, tava tudo destruído, tava cheio de trator abandonado, de ferro velho. Era um palácio real, né? E agora eles recuperaram. Quantos anos? Ah, já faz mais de 20 anos que eles recuperaram. O Petrini conseguiu apoio de um monte de gente. Vários empresários ajudaram, todo mundo ajudou, assim, e conseguiram recuperar isso aqui tudo. Olha o tamanho desse negócio. Gente, é muito lindo isso aqui. Olha o sossego, rapaz, pra estudar, né? A gente está indo para Letávoli Acadêmica, que, trocando miúdos, é o refeitório da universidade. A gente vai conversar com o chefe que comanda a cozinha. Ele é ex-aluno da universidade, o Martim, argentino, e vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona a cozinha do refeitório. Letávoli Acadêmica são le cucine dell'università. Facciamo il pranzo per tutti gli studenti, anche i professori. Allo stesso momento il progetto ha un profilo didattico, quindi in cucina facciamo anche ricerca di prodotti e delle diverse iniziative didattiche con degli studenti. I valori principali della nostra cucina si concentrano soprattutto nei prodotti, negli ingredienti, la ricerca, la relazione con i produttori. E allo stesso momento abbiamo una campagna permanente per il non spreco alimentare. Abbiamo un sistema interno di prenotazioni del cibo che si fa ogni giorno, quindi non facciamo sovrapproduzione del cibo. Abbiamo un calendario dei chef ospiti che vengono anche da tutte parti del mondo, intorno a 15 o 20 all'anno. Cerchiamo di creare una comunità dentro con gli studenti, intorno al cibo, alla cucina, alla trasformazione dei nostri prodotti qua regionali. Questo è il nostro spazio di lavoro di tutti i giorni e anche abbiamo il progetto, gli studenti hanno 10 pranzi all'anno, quindi loro creano anche il suo proprio progetto e vengono a cucinare con noi e facciamo questo scambio anche didattico di ricerca sui loro progetti e poi offrono un pranzo che ha un fondamento dietro che loro scelgono e a volte può essere un'identità culturale o un tema filosofico, un tema estetico e loro offrono il pranzo per tutto il resto dell'università anche. A gente está bem no centro da universidade agora, e é legal dizer que a universidade não é só para quem quer cozinhar, né, Dan? É, não é só para quem quer virar chefe, eles englobam, tem uma visão holística da gastronomia, então tem o pessoal que vai para o jornalismo, para marketing, para ecologia, para criação de hortas, enfim. Para tudo que engloba a gastronomia, isso que é bem legal, eles têm uma visão da sociologia, da psicologia, do consumo. É mais ou menos o que a gente faz, eles tentam pegar toda a cadeia produtiva e colocar isso em vários cursos diferentes. Além da graduação, eles têm mestrado. O legal é que os mestrados são em inglês, tem um que é italiano, que é ecogastronomia, que envolve um pouco do meio ambiente e um pouco da gastronomia. Ci sono diversi gruppi di studenti che si occupano di diversi lavori. In base ai loro interessi, in base alle loro passioni, ma anche il background, abbiamo proposto ai studenti di unirsi, aggregarsi in diversi gruppi e portare avanti dei progetti. Facciamo dei incontri settimanali con i rappresentanti dei gruppi e incontri con tutti, ogni due settimane ci incontriamo tutti nell'orto, si parla, si condivide le esperienze, si mangia insieme. Adesso stiamo modernizzando tutta l'area e cercando di fare l'orto uno spazio più visitabile, più vivibile. Per noi è molto importante l'orto, per i futuri gastronomi
imparino bene da dove arriva il cibo, con tutto quello che ne consegue. Qui abbiamo un orto di 1600 metri quadrati coltivati, abbiamo prodotto 4 tonnellate di verdure l'anno scorso. Questo terreno qua è gestito oltre il biologico, ovvero non utilizziamo neanche verderame né zolfo, utilizziamo dei prodotti però a base di microorganismi, quindi applichiamo i funghi simbionti, i micorrizici, i batteri, i lieviti. Per esempio adesso stiamo preparando i pomodori, abbiamo 8 varietà, stiamo partendo dai semi, lì abbiamo un impianto per fare i nostri germogli con le luci, il riscaldamento, eccetera. Utilizziamo ovviamente semi di diversi tipi, ma sempre cerchiamo di trovare semi biologici. Luce controllata, temperatura controllata e a breve anche irrigazione controllata. Qui abbiamo più o meno 230 piante, 8 varietà diverse di pomodori, con l'insalata asiatica. Cerchiamo di fare dei piantini che sono particolari, che magari i vivai normali non riproducono. Noi siamo oltre il biologico, però vogliamo insegnare anche ai studenti tutte le altre realtà, quindi creiamo delle connessioni con delle fattorie o comunque a produttori locali, che sono produttori biodinamici, produttori biologici, ma anche produttori normali, cioè quelli dell'agricoltura integrata, e cerchiamo di capirli, comprenderci e avviare un dialogo con loro, in quanto i nostri studenti saranno quelli che cercheranno di... sono molto attenti alla sostenibilità e cercheranno di proporre delle soluzioni innovative. A gente vai fazer um 360 para vocês verem como é que é aqui, ó. É um patiozão bem massa aqui no meio. Lugar ótimo para estudar, ficar deitado nesse gramado aí também no meio-dia. Já tem um pessoal lá deitado. E agora vamos conhecer um pouquinho da biblioteca, da... são 23 mil livros só de gastronomia. Fica naquele prédio ali, naquela parte escura. Aquele de madeira ali, vamos lá. Oggi è la biblioteca dell'università, ci sono circa 23.000 libri, in italiano e in inglese soprattutto, ma in realtà si trovano tante lingue diverse perché abbiamo finora ospitato studenti da 88 paesi diversi nel mondo, brasiliani tantissimi, e quindi visiting professor, studenti spesso ci portano titoli libri. La cosa a cui teniamo è anche questa. In un'era molto tecnologica, molto digitale, anche l'università è molto digitalizzata, però a noi piace l'idea di avere dei libri, perché comunque in quanto università riteniamo che il libro sia ancora la fonte più attendibile, nel senso che un libro c'è il nome di un autore, c'è un indice, c'è una bibliografia, c'è un confronto che si può avere. Diciamo che spesso le fonti online sono un po', diciamo, poco ferme, poco... E in quanto scuola è anche il messaggio che vogliamo dare agli studenti. Noi dobbiamo andare sempre molto alla fonte, di essere critici, di essere un po' attenti. Detto questo, però, noi siamo iscritti a, insomma, diversi canali online, abbiamo molte riviste online a disposizione per gli studenti. Che sono questa biblioteca, né, amore? 23 mil libri, no? Di cucina. Sai di cucina. E aí tem, ó, técnicas de cozinha, ostras, funghi. Ah, aqui é só de pão. Só sobre pão. Atito. Só sobre pasta. Quem sabe um dia a gente vai ter um livro aqui? É, quem sabe, né? Quem sabe? Ó, oh, que livro tem lá. E a gente tem esse livro aqui, ó, que é muito bom. L'analisi sensoriale è una materia che si propone il secondo e il terzo anno della triennale e in tutti i master, in tutti gli altri corsi. È un'attività, diciamo, scientifica, però che rappresenta bene cosa vuol dire multidisciplinarietà, nel senso che per fare bene e comprendere bene l'analisi sensoriale gli studenti devono anche studiare la fisiologia del corpo, devono studiare la sociologia e la psicologia dei consumi, devono studiare la statistica, quindi devono avere veramente approcci e sguardi a tante discipline.
E quindi è un po' lo stile di slow food, no? Di essere non concentrati in un'unica direzione, ignorare il mondo, specializzati. Cioè essere iper specializzati a volte vuol dire avere anche un po' dei paraocchi, non più dimenticarsi di qualcosa. Allora, questo è proprio il luogo dove gli studenti arrivano per utilizzare i cinque sensi e conoscere tutti i prodotti alimentari, liquidi, solidi, tutto quello che vi può venire in mente di edibile, qua viene assaggiato. Vedete che ci sono delle postazioni strette, un po' anguste, volutamente, perché il primo requisito è essere molto concentrati. Si cerca di isolare gli studenti da tutti quegli stimoli sensoriali che potrebbero distrarli. Vengono distribuiti qua dei prodotti che sono, se ne trovo uno in giro ve lo faccio vedere. Allora, i prodotti in degustazione vengono serviti in contenitori anonimi, senza marche, senza nomi, ma etichettati con dei codici casuali. Questo proprio perché il nostro cervello umano è molto sensibile alle serie 1, 2, 3, ABC, ai colori, alle forme. Allora tutto quanto deve essere molto neutro, in modo da permettere a chi è qua a fare degustazione di essere concentrato solo sul contenuto. C'è il collegamento con la docente dirà agli studenti di che tipo di test si tratta. Ci sono centinaia di test diversi, con scopi anche diversi, quindi paragonare due prodotti simili, oppure far emergere e quantificare un aspetto, quanto è dolce, quanto è salato su una scala, quanto io percepisco questo. A volte viene anche chiesto agli studenti di cambiare il colore della luce per nascondere il colore originale del prodotto. E allora c'è una luce rossa che serve ad esempio per i formaggi o per la frutta, la verdura, una luce blu che viene utilizzata per ad esempio l'olio d'oliva, per i vini, eccetera. Questo perché? Perché noi umani di nuovo siamo molto sensibili al colore, leghiamo al colore il sapore, tante sensazioni, tanti ricordi. Allora cosa capita? Io tutti i giorni uso lo stesso olio d'oliva, quindi ho memorizzato molto bene il colore e leggo al colore le sensazioni. Allora, se vedo un olio d'oliva di quel colore lì, immediatamente il mio cervello mi richiama quelle sensazioni. Io tendo a sentirle queste cose. È un po' il gioco che fa l'industria alimentare, che usa i coloranti proprio perché mi induce a pensare che la pasta all'uovo perché la vedo gialla, o lo yogurt alla fragola perché lo vedo rosa, e quindi io, come dire, spengo alcuni recettori perché dico ok, vado in automatico. E allora, per permettere, diciamo, un'analisi scientifica il più possibile, si usano questi accorgimenti. In queste cantine, nella prima metà del 1800, si fanno i primi esperimenti di produzione di un vino di qualità a partire dalle uve di territorio, quindi si prova a fare un vino che fosse all'altezza dei vini francesi. I reali all'epoca bevevano prevalentemente vini francesi e l'Italia aveva ancora un'enologia molto artigianale, molto grezza, molto... E in quel periodo cominciano le vere sperimentazioni e qua comincia, si può dire che comincia la storia del Barolo. Quando nasce il progetto di Pollenzo e Petrini visita queste cantine, pensa subito qualcosa di molto importante per il vino italiano e gli viene in mente questa idea della banca del vino, un luogo che avesse una funzione di raccontare il vino italiano attraverso le vecchie annate, cioè le annate che in quel momento storico, alla fine del secolo scorso, erano quasi introvabili. In quegli anni era quasi impossibile trovare da un produttore di Barolo annate come vini degli anni 80, perché tutti i vini venivano consumati, venduti, stappati in varie occasioni. Oggi ci sono circa
40.000 bottiglie conservate dentro queste cantine. Lavoriamo con circa 220 produttori italiani. Il 50% di questi produttori sono produttori piemontesi, ma poi ci sono produttori di tutta Italia. Abbiamo voluto fare un progetto che avesse un respiro nazionale e non parlare soltanto dei vini del territorio. Il pubblico che frequenta e visita la cantina e la banca del vino, che viene a visitare la banca del vino, è un pubblico che quasi per il 50% non è italiano, cioè è un pubblico internazionale. Per cui l'idea di proporre tutto il vino italiano, quindi una piccola panoramica della miglior produzione enologica italiana, ci sembrava più interessante rispetto a ridurre il progetto solo a una selezione di vini piemontesi, perché questo, oltre a essere un archivio di bottiglie, è anche un luogo di cultura dove si organizzano eventi, degustazioni, incontri, dibattiti a tutti i livelli, grazie alla collaborazione con l'università e anche grazie alla collaborazione con Slow Food. Abbiamo creato degli espositori, uno per ogni produttore, e ad ogni produttore abbiamo chiesto di inviarci un campione significativo del suolo della sua vigna. Qui finisce il Piemonte e comincia il resto d'Italia, che come vedete è più piccolo. Qui c'è il resto del nord Italia con le varie regioni, qui c'è la Lombardia, Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria. Qui con una tessera uno può fare un percorso di degustazione dentro la cantina, perché il nostro slogan è tutta l'Italia bicchiere alla mano. Ci piaceva l'idea di fare una sorta di percorso dal Piemonte alla Sicilia con la tessera che uno può acquistare dentro nella sala degustazione, può fare degli assaggi, e quindi qui vedete, ad esempio, avete un Amarone che è un vino veneto, avete un vino Trentino che è un San Leonardo, avete un vino della Valtellina che è una zona di produzione della Lombardia, avete un Merlot friulano, e questi sono i rossi, poi c'è un bianco friulano, un bianco ligure, un pigato, un pino bianco altoatesino e un bianco veneto. Questo è un po' l'angolo della storia di Pollenzo, perché c'è l'epoca romana, un muro medievale, un muro del 1800 e il tubo della nostra epoca. Grazie. Salute. Cin-cin. É isso aí, pessoal. Isso aí foi um pouquinho da Universidade Slow Food, algumas imagens de Bra, né, Dan? A gente vai deixar na descrição aqui o link da universidade, se quiser se candidatar para uma bolsa de estudo, de repente, né? É, tem bastante oportunidade, são 25 bolsas, ela falou pra gente, né? 25 bolsas, vamos ter que fazer lá o cadastro e tal, mas eu acho que se é um sonho, tem que tentar, né? É isso aí, corre atrás do inglês se não tem ainda e vem pra cá porque o lugar é muito legal. Muito. É exatamente a filosofia que a gente prega e é uma universidade daquilo que a gente tá fazendo no final, né? Isso aí, pessoal, um abração, se gostou, se inscreve aí no canal, balança o sininho, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo pela Itália.